Assessore, allora si avvicina la fatidica data del 24 settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico. Qual è la situazione? State lavorando comunque da settimane per farvi trovare pronti al suono della prima campanella? Assolutamente sì, questi 10 giorni in più che il governo regionale ha deciso della riapertura delle scuole al 24 ci ha dato una piccola mano, quindi stiamo facendo gli ultimi lavori, diciamo che ci troviamo a buon punto, però questi 10 giorni ci aiutano per fare le rifiniture, in modo da far entrare i nostri ragazzi a scuola in maggior sicurezza. Ci sono al momento delle criticità, delle problematicità per alcuni istituti, per alcune scuole? Qualche problema lo stiamo avendo in qualche comprensivo, però con le varie riunioni che stiamo avendo cercheremo di risolvere anche questo. Quanto concerne invece il trasporto dei ragazzi nelle scuole, qual è la situazione? Allora, per quel che riguarda i nostri i ragazzi del comune di Pescara, non abbiamo nessun problema in quanto ultimamente abbiamo comprato anche il quinto pulmino. Quindi abbiamo la disponibilità di 5 pulmini, quindi tutte le richieste dei nostri ragazzi saranno esaudite, anche perché il governo centrale ha allargato la possibilità fino all'80% della capienza dei pulmini. Quanto riguarda invece le mense scolastiche, assessore, qual è la situazione? Perché si parla di un calo di iscrizioni rispetto agli anni scorsi. Allora, c'è stato un piccolo calo, però abbiamo già notato in questi giorni che si sta riprendendo. I genitori dei nostri alunni hanno questa cattiva abitudine, diciamo, che poi però salvaguardano all'ultimo momento. Adesso sono già ripartite le iscrizioni, quindi stiamo già avvicinandoci al numero delle iscrizioni dell'anno scorso.